Ma intanto bisogna resistere su alcune questioni di fondo, alcune questioni democratiche, e poi dobbiamo considerare qualcosa che coinvolge direttamente la capacità di informare questi cittadini. Uno studio recente ci ha svelato, e forse non c'era bisogno di questo studio, che gli italiani sono quelli che conoscono meno il fenomeno dell'immigrazione nel loro paese, cioè sono quelli che hanno una percezione più sbagliata a partire dai numeri della presenza effettiva di stranieri nel nostro paese. È tutto lì. Le politiche di questo governo giocano esattamente sull'errore di percezione. C'è una grande forza e una grande capacità di penetrazione dei messaggi del ministro dell'Interno Salvini. Noi non possiamo però non dire che i provvedimenti che questo governo sta prendendo sono provvedimenti che aumenteranno l'insicurezza dei cittadini, Per perché esempio. no. Beh, il decreto che sta per arrivare, vedremo poi quale sarà la versione definitiva. Nel momento in cui viene smantellato il circuito dell'accoglienza SPRAR, che è quella che riusciva a garantire maggiore inclusione attraverso il lavoro, maggiore inserimento, maggiore possibilità per questi cittadini di diventare contribuenti, cittadini a tutti gli effetti, è un decreto in sicurezza. Quello non è un decreto che aumenterà, la sicurezza degli italiani, diminuirà la sicurezza di tutti quanti. Queste cose bisogna continuare a dirle. Da parte del governo c'è invece la volontà di aumentare lo scontro sociale, il disagio sociale per continuare a speculare. Serve anche molta buona informazione. Quindi forse possiamo dire integrazione uguale sicurezza, emarginazione uguale delinquenza. Non è un'opinione. Ieri è stato presentato un altro studio dell'ISPI in cui si invita il governo a investire le risorse che sono state risparmiate grazie ai minori sbarchi dell'ultimo anno, circa 2 miliardi di euro, investirle in integrazione. Questo avrebbe dei benefici in termini economici, in termini di contributi, in termini di tasse, in termini pensionistici, ma sembra che argomenti razionali di questo tipo non interessino più. Quando chi governa, non vuole più maneggiare argomenti razionali, forse dobbiamo preoccuparci tutti.